Rhythm of the Night, siete su Radio Sound. Sono le 11:41 minuti e adesso ho il piacere di avere con noi Mina Sibra. Ciao Mina, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Grazie a te, intanto abbiamo vinto noi, ce l'abbiamo fatta. Ecco, allora, parliamo di questo bellissimo evento, Cartelloni, in collaborazione con l'Associazione Culturale 1830 di Piacenza. Prenderà il via tra qualche giorno, il 28 di aprile, si concluderà l'8 maggio. Ci vuoi parlare un po' di tutto? È dedicato ovviamente ad Avis Provinciale di Piacenza. Certo, sì. Ti dirò che non vediamo l'ora di scoprire, di far scoprire ai piacentini questa grande opportunità che sarà appunto una galleria proprio a cielo aperto dal 28 aprile all'8 maggio. Piacenza infatti ospiterà questa affissione di ben 140 opere stampate su grandi cartelloni pubblicitari. Opere che avranno come tema il tema del dono, tant'è che prevalentemente i colori che saranno predominanti in queste opere, che potranno essere opere fotografiche, opere di illustratori, saranno il colore blu e il colore rosso, giusto per riprendere quelli che sono i due percorsi, il percorso venoso del sangue e il percorso arterioso del sangue. Quindi saranno veramente 10 giorni di grande movimento su due percorsi che abbiamo poi anche noi definito percorso rosso e percorso blu, che vedranno la partenza sempre da Piazzale Genova, quindi di fronte al Liceo Respighi. Oppure proprio di fronte al Liceo Respighi, intendendo ex ospedale militare, per la partenza del percorso rosso e dall'altro lato per la partenza del percorso blu. Quindi il tutto si concluderà con il mercato Donarte Market a Spazio 4 domenica 8 maggio, dove una giuria formata da Avis e da altri componenti decreterà, tra virgolette, insomma, quella che sarà l'opera, come dire, più significativa. Non vogliamo dire più bella, perché non ci sembra assolutamente giusto, saranno tutte senz'altro particolarmente belle, ma quella che forse ci emoziona, quella che ci fa, come dire, un po' battere il cuore, no? E quindi avremo in quell'occasione anche l'opportunità di conoscere da vicino quelli che sono gli artisti che diciamo ci hanno mandato le opere che sono state appunto stampate e affisse, e magari anche, se qualcuno voglia, comperare anche qualcosa da portarsi a casa di particolarmente carino e significativo. Quindi direi che non vediamo davvero l'ora, ci mancano pochi giorni, ma siamo davvero tanto curiosi di vedere che cosa ne uscirà fuori. Assolutamente. Tra le altre cose, le opere esposte arrivano da ogni parte d'Italia e non solo, giusto? Certo, sì, arrivano da ogni parte d'Italia, e ci sono anche opere di alcuni artisti stranieri addirittura, quindi direi che stiamo andando molto bene, insomma. Bene, allora i tour, intanto voglio ricordare una cosa ai nostri ascoltatori, perché sono prenotabili e si svolgeranno nei weekend, il 30 aprile, 1 maggio, 7 maggio, 8 maggio. Se volete avere maggiori informazioni, vi consiglio comunque di andare sul sito piacenza.avisemiliaromagna.it. Immagino, Mina, che abbiamo detto un po' tutto, ora non resta veramente che andare a questo bellissimo evento e poter godere di tutta questa quest'arte, che sicuramente saprà emozionarci. Sì, assolutamente, le visite guidate, come avete detto voi, saranno prenotabili nel weekend, quindi 30 il primo e sabato 7 maggio, mentre saranno gratuite. Ovviamente ci sarà la possibilità di indossare delle cuffie che ci permetteranno di isolarci da quello che è il rumore, il traffico cittadino, giusto per concentrarci e cercare di trarre davvero spunto da questa libera interpretazione del dono che gli artisti ci vogliono, fra virgolette, donare. Certo. Insomma, quindi direi che siamo davvero pronti.
Non ci resta che attendere il 28 aprile, a questo punto fino all'8 di maggio, cartelloni, così è stato chiamato questo bellissimo evento. Ringrazio veramente tanto la responsabile area scuola e comunicazione Avis provinciale di Piacenza, Mina Sibra. Grazie Mina per essere stata con noi su Radio Sound. Grazie, grazie a voi e vi aspettiamo. Grazie. Assolutamente. Buona giornata a tutti. Buona giornata.